Perché effettivamente l'altra faccia della medaglia, ovvero la faccia che è sinergica con la biochimica, che si chiama biofisica, assume oggi sempre più importanza. E allora io per gli amici che mi stanno ascoltando e che non hanno avuto magari la possibilità, di sentirmi nel corso che stiamo facendo, partirò da dei concetti per arrivare a farvi, a dimostrarvi che tutto quello che Giorgio Terziani ha detto sull'S Drive rappresenta in effetti una delle applicazioni fondamentali dei circuiti risonanti. Allora, per arrivare ai circuiti risonanti e far capire fino in fondo cosa significa, io partirò a dirvi che non c'è bisogno ogni volta di ricordare che un grande fisico dell'inizio del Novecento ha parlato dell'equivalenza tra energia e massa, cosa che per noi medici la massa è un concetto, la massa del fegato, la massa del rene, la massa del polmone, eccetera, 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 eccetera. Ma il concetto stravolgente, ecco l'aspetto del rovescio della medaglia, dell'altra faccia della medaglia, è che questa massa, che per noi è massa, che ha dei valori dal punto di vista anatomico, dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista patologico, guarda caso, ha un valore di tipo energetico. Allora, Einstein è stato un rivoluzionario all'inizio del Novecento, 1905, quando ha espresso la famosa formula E uguale mc al quadrato. Chi se ne frega della velocità della luce al quadrato, ma voleva dire che la massa è una forma di energia e l'energia è una forma di massa. Concetto stravolgente. Ma poi c'è stato un altro fisico che ha detto una cosa importante lavorando sulle masse e ha insegnato a noi medici una cosa che è di fondamentale importanza, perché lui ha detto: facciamo uno sforzo di immaginazione. Se io ho in mano la massa, guardatela, ce l'ho in mezzo alle mie mani, e la stringessi a tale punto che la massa la concentro in un punto che ha chiamato nucleone. E questo punto vale uno, badate bene, uno. E questo fisico si è posto il problema di dire: ma quanto è quella roba che tu, caro spaggiare, hai in mano? Quanto vale? E lui ha detto: vale circa 1 miliardo. Ha preso il Nobel, eh? Vale circa 1 miliardo. Ma che cos'è quello che c'hai in mano se la massa concentrata vale uno e in un punto? È energia. È energia. Cioè lui è ritornato forse ad approfondire in maniera più chiara quello che Einstein aveva detto nel 1905. E questo voi capite che ha un'importanza enorme, perché allora quando tutti oggi, molti, non tutti no, per carità, ma molti dicono: ma è tutta energia, tutta energia, ma da dove ti arriva quel concetto? Da quello che ha detto. Che se noi continuiamo a vedere la massa unicamente dal punto di vista anatomico, fisiologico, patologico, eccetera, 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 guarda caso, dimentichiamo circa 1 miliardo di informazioni che provengono dall'energia. Caspita, ma questa è una cosa pazzesca, questa è una cosa di un'importanza enorme. Perché? Perché noi medici, dico giustamente, poi aggiungo ingiustamente, e noi continuiamo a lavorare e a verificare tutto ciò che arriva nel corpo umano, che sono dovute a sacrosante reazioni biochimiche, che poi, guarda caso, se arriva la patologia, sbagliano, sono sbagliate quelle reazioni biochimiche perché producono patologia. Ma guarda caso, dimentichiamo circa 1 miliardo di informazioni che potrebbero arrivare attraverso la valutazione dell'energia. Quindi voi, cari colleghi, capite l'importanza. Io poi dico sempre che quel fisico, che è ancora vivente, continua a dire e a insegnarci delle cose che sono pazzesche, al di là del fatto che
che io scelgo un organo, benissimo, il fegato, ma se ti scelgo il pancreas o ti scelgo il polmone, è il rapporto tra l'energia e la massa. Questo fisico ci ha insegnato che è una costante naturale, quindi che io scelga e studio il fegato e lavoro sul fegato e poi dopo vado a vedere giustamente un altro organo, e va bene, il rapporto è sempre uguale. Ma attenzione, che noi, se continuiamo a studiare da medici, giustamente e ingiustamente, dicevo, le masse, evidentemente perdiamo 1 miliardo circa di informazioni che potrebbero essere sapientemente utilizzate se io avessi la possibilità di esaminare l'energia. No, l'energia, energia. Ma ci sono stati personaggi che hanno detto che tutto ciò che è in natura vibra. Ma questa è una realtà. Allora vuol dire, e introduco un altro concetto, che allora vuol dire che i nostri organi vibrano? Ma io non li sento vibrare, obiettivamente. No, no, cosa dici? Vibrano. No, vibrano come tutto ciò che in natura vibra. Ma la frequenza di vibrazione, guardate, che è una caratteristica essenziale delle masse, vibra ad una frequenza, questo è il parametro importante che voi dovete memorizzare, vibra con una frequenza che io simulo con le mie mani, che è talmente bassa che chiaramente io non mi accorgo che il mio fegato, il mio pancreas, la mia C1 vibra. Ma cosa dici, Spaggiari? Ma non dire delle fesserie. No, è che io non lo sento. L'unica cosa che posso dire è che noi sentiamo il cuore. Sì. Oh, sentiamo anche forse qualche vena che pulsa, certo. Allora vuol dire che magari anche il cervello, l'emisfero di sinistra e di destra vibra. Ma io non sento vibrare, chiusa dentro nella mia scatola cranica. Sì, vibra, ma le vibrazioni, ho detto, sono molto, molto basse. Allora tutto vibra, abbiamo detto. Sì, signore. E allora, il concetto di energia, che è un concetto fisico, proprio tipicamente fisico, quindi uno potrebbe dire dal punto di vista, ma che me ne frega a me della fisica? Anzi, l'ho fatta e l'ho già dimenticata. Non rompeteci le tasche. Ritornate alle cose che noi abbiamo studiato, a quel momento lì abbiamo buttato dietro le spalle. No, non è che ritorniamo alla fisica. Perché questa fisica, rispetto alla fisica che noi abbiamo studiato a quel tempo là, questa si chiama fisica quantistica, ovvero studia le energie, ma quelle più basse. Non è che parliamo di energia atomica, non è che parliamo di energia nucleare, no, parliamo di energie che sono talmente, si definiscono dal punto di vista moderno, energie sottili, non si sentono, non si vedono, non si captano. No, aspetta, un momento. Momento. Ho portato qui una radio, guardatela. Eccola qua. Che è un esempio che io faccio per far capire bene le cose. Questa radio, se io l'accendo, l'accendo. Ma se io giro questa manopola qua, guardate. Oh. Ma se giro ancora. Mi dà un'altra roba, ma se io giro ancora, mi dà un'altra roba ancora, ma se io giro ancora, mi dà un'altra roba. Basta, basta. Ma cos'è che ho fatto? Guardate, questa radio c'ha questo filo, questo si chiama antenna, eh? Questa radio qui ha un potere incredibile. Perché ha un potere incredibile? È perché io l'ho accesa, sì, addirittura potevo aumentare ancora più il volume, mi avrei stordito, ma poi ho girato quello che si chiama manopola della sintonia. E che cosa è successo? È successo che quella radio qui è andata a captare una stazione. Una stazione? E cosa corrisponde a una stazione?
Ho sentito una musica, ho sentito dei discorsi, ma vuol dire che dentro questa stanza dove io mi sto trovando ci sono delle cose che non vedo, che non vedo, che non sento, che non percepisco io. Ma questa roba qui l'ha vista, l'ha percepita e me l'ha fatta ascoltare. E allora mi sono domandato dal punto di vista fisico. Ma cosa c'è lì dentro in questa radio? Ma cosa c'è? Ci deve essere. No, no, non può esserci una palla di cristallo che secondo il mio pensiero mi fa sentire una musica piuttosto che un'altra, piuttosto che una. No, vuol dire che questa roba qui, questa antennina qua, è in grado di captare delle onde che sono qui dentro e venne fatto ascoltare una, due, tre, quattro, cinque, poi mi sono rotto le tasche e basta, ho finito lì. Ma qui dentro ce ne sono un caos enorme. Ma se io mi prendevo la televisione, portavo qui la televisione e col mio telecomando accendevo la televisione, poi commutavo sull'uno, sul due, sul tre, eccetera, eccetera, eccetera. La mia televisione mi faceva vedere il programma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono infiniti i programmi. Ma cosa vuol dire? Ma la radio non è in grado di farmi sentire quello che si chiama le frequenze dell'onda. Queste sono frequenze radio che sono qui dentro. Ma qui dentro ci sono delle frequenze che sono quelle della televisione, che sono ben altra cosa, che sono su gamme di frequenze molto diverse. E poi finalmente arrivo a questo strumento pazzesco che tutti voi avete, che tutti noi abbiamo. E questo riceve. E quando riceve? E vuol dire che c'è un'onda, anche lì, che guarda caso, codificata quell'onda, e se squilla il mio telefono, le onde le ricevete tutti voi, tutti, ma se uno chiama il mio telefono, rispondo solo io. Ma com'è sta storia? Com'è? Bene, tutta questa storia si chiama risonanza. Ovvero, cosa hai voluto dire? E vuol dire che la radio c'ha dentro un circuito risonante in grado da fare, da captare tutte le frequenze delle onde elettromagnetiche radio, che la televisione ha dentro dei circuiti di risonanza in grado di captare tutte le onde televisive che sono di frequenza diversa rispetto alla radio. E questo è in grado di ricevere delle frequenze molto diverse dalla radio, dalla televisione. Eccola qua, ma guarda caso, a questo punto potrebbero esserci un mare di circuiti oscillanti, risonanti su frequenze diverse. Allora mi sono posto il problema. Arriviamo al clou che interessa a noi, ovviamente, noi come medici. Ma allora tu vuoi dirci in qualche modo, farci capire? Perché forse ci vuoi scioccare, che anche il sistema, il nostro, il sistema vivente, i sistemi viventi, i al plurale, e parlo uomo, donna, animale, vegetale, ma vuoi dire che lì dentro ci sono dei circuiti risonanti? Aspetta un momento che ci penso, e dico sì, non ve lo dimostro perché non faccio tempo a dimostrarlo. C'ho solo mezz'ora di tempo, qui non ce la faccio proprio. Ma il nostro DNA, lo sapete tutti, anzi lo sapete meglio di me, è una doppia elica, sì, una doppia elica. E allora io da fisico devo dire, ma quella doppia elica, com'è? Potrei dimostrare che quella doppia elica è fatta in modo tale da risuonare e quindi essere un circuito risonante? È una bella domanda questa, rispondi tu, io non lo so. E tu sei un fisico? Sì, sono anche un medico. Sì, allora vuoi dire che la nostra doppia elica
un circuito risonante. Sì, come quella della radio, come quella della televisione, come quella del tuo telefonino. Sì, con una differenza, con una grande differenza. Così come la radio risuona su una gamma di frequenze, così come il telefono risuona su una gamma di frequenze, così come il televisore. Vuol dire che noi siamo circuiti risonanti che risuonano su particolari frequenze. Meglio, mi correggo, particolare gamma di frequenza. Gamma di frequenza. Ma allora, anche qui, vuol dire che dentro lo spazio, nel nostro mondo, quello che ci circonda, ci sono un sacco di frequenze. Sì, ve l'ho dimostrato, vi ho detto le frequenze radio, le frequenze televisive, le frequenze telefoniche, le frequenze visive, le frequenze uditive. Noi viviamo dentro uno spettro di frequenze pazzesco, che vanno da frequenze bassissime dell'ordine di frazioni di hertz a onde elevatissime. Quindi, ma che cos'è però una frequenza? Perché sennò non ce l'hai ancora spiegato. Allora, la frequenza è il numero delle oscillazioni complete nell'unità di tempo. Badate che l'unità di tempo è il secondo. E quindi vuol dire che ci sono delle frequenze che hanno frequenza talmente bassa che in un secondo fare un'oscillazione completa ci impiegano un tempo, un numero molto molto ridotto di oscillazioni. E poi invece ci sono delle frequenze elevatissime, guardate il mio dito come oscilla, pensate che in un secondo potremmo arrivare a frequenze pari a questo strumento infernale, che però tutti ormai noi utilizziamo, che sono dell'ordine di grandezza di miliardi di oscillazioni in un secondo. Guardatevi l'orologio, guardate un secondo e pensate un segnale che oscilla miliardi di volte in un secondo. È la miseria. E noi? Dentro in questo grandissimo spettro di frequenze, noi andiamo in una gamma di frequenze che è la nostra visiva, che è la luce bianca sostanzialmente, che va dal rosso al violetto, poi ovviamente c'è l'infrarosso e l'ultravioletto che non vediamo, mentre alcuni animali chiaramente vedono. Allora, la nostra gamma di frequenza è limitatissima rispetto allo spettro di frequenza. Allora uno può domandare, e allora che me ne frega io delle altre frequenze? E no, è tutto qui il discorso, quello che adesso faremo. Perché? Perché uno può dire, ma scusa, se tu ricevi soltanto quella gamma di frequenza, te ne puoi fregare delle frequenze che sono al di sotto e te ne puoi fregare delle frequenze che sono, che da un certo punto di vista è quasi logico questo discorso. Ma non è così. No? Perché? Perché ogni volta che io tratto alte frequenze o anche basse frequenze, ma parliamo delle alte, e le alte inducono sicuramente delle reazioni nell'interno del nostro circuito risonante, che è DNA, che come voi sapete è presente in ogni cellula. E guarda caso, per noi fisici, meglio per noi biofisici, per noi medici che ci occupano in modo particolare della biofisica, è chiaro che a questo punto ci sono e ci devono, dobbiamo considerare segnali di disturbo, perché le reazioni, continuo a dirlo, è vero che ci hanno insegnato che sono tutte biochimiche, per carità, mancare beato, sacrosante, ma guarda caso, ci sono delle interferenze. Se non ci fossero la biofisica, se non ci fossero quello che vi ho tentato di dire molto rapidamente, non ci sarebbe nessuna reazione biochimica. Quindi noi, aveva ragione Giorgio,
che è un esempio che faccio sempre. Noi abbiamo due facce della medaglia. Una è questa qua, quella che conosciamo a menadito, che è la parte biochimica, ma c'è anche questa faccia qui, che è la faccia biofisica. E questa faccia non è diversa da questa, eh? È sinergica questa. Se non c'è una, non c'è l'altra, eh? E non funziona l'altra. E allora, a questo punto mi capite bene che è vero che noi siamo al centro dell'universo, noi materia vivente siamo al centro dell'universo, ma guarda caso siamo influenzati da tutto ciò che arriva dall'universo, in positivo, ma anche in negativo, soprattutto in negativo. E allora, quale strumento noi potremmo avere, visto che hai parlato di circuiti risonanti? Circuiti risonanti, guarda un po'. L'altra volta in una trasmissione, guardate, mi sono fatto un filo, lo vedete? Guarda, eccolo qua, è un filo, l'ho fatto io, eh? Mi sono divertito a avvolgere questa roba qua, eccolo qua, un filo, e io ce l'ho in mano. E poi guardate, con l'altra mano io avevo uno strumento che è un tipo televisore, tanto per dire, si chiama oscilloscopio. E che cosa ho fatto vedere? Che io toccavo l'oscilloscopio. E guarda caso generavo delle onde. Generavi delle onde? Ma come generi delle onde? Sì, c'erano delle onde. E ho fatto vedere che se io tenevo in mano questa roba qui, che è un filo avvolto, cambia l'onda. Quindi io sono un ricevitore, voi siete, noi siamo dei ricevitori. E a questo punto se vi attacco all'oscilloscopio, voi vedete che siete dei generatori, ma quali generatori? Ah certo, siamo anche dei generatori di segnali, per carità, ma io sono una antenna ricevente. Allora sei un circuito oscillante, sì, te l'ho detto. Attraverso cosa? Il DNA, certo. Allora, facciamo così. Noi siamo abituati a utilizzare giustamente, perché il nostro compito da medico, quello di fare delle diagnosi il più corretto possibile, attenzione, il più corretto possibile. E oggi abbiamo strumenti, abbiamo esami che provengono, i cui risultati provengono a noi e che servono a noi per esprimere un'analisi, una diagnosi sempre più perfetta rispetto al mio paziente. Più informazioni abbiamo e più a questo punto, guarda caso, riusciamo a utilizzare per fare, ho detto, una diagnosi perfetta e quindi stabilire una terapia conseguente. Ma cosa ha fatto un mio grande, un amico di Giorgio, evidentemente, che poi ho conosciuto anch'io, che a questo punto ha avuto una pensata. E ha detto, ma se noi prendiamo un circuito e a questo punto un circuito oscillante, io potrei attraverso un circuito oscillante avere delle informazioni che riguardano quella persona lì. E so, ma come facciamo? Quale elemento prendiamo? Ah, ma la cosa più facile è quello di prendere ad esempio dei capelli. Ma perché i capelli? È perché il cappello ha dimostrato di essere un tracciante biologico meraviglioso che dà la storia di quel paziente. E a questo punto, se dà la storia, dobbiamo vedere se ci inventiamo un circuito in grado di rilevare le informazioni provenienti dal bulbo del cappello è messo lì e a questo punto potremmo vedere se riusciamo a esaminare lo spettro di quel bulbo, espresso da quel bulbo. Ma questa secondo me è un'invenzione incredibile. Io non ci sarei forse riuscito. Perché? Ah, perché ha avuto una pensata geniale. Ha progettato un circuito oscillante. Qual è un circuito oscillante? Esattamente come questo qua, esattamente come questo qua, esattamente come quello della televisione.
Lui l'ha messo su una piastra, pensate, un circuito oscillante, lo dico per vostra conoscenza, ma non è che voglio fare una lezione di fisica perché sennò mi mandate a farmi fottere. Un circuito oscillante non è altro che un filo avvolto con un condensatore, ma non ho tempo di farvi vedere che effettivamente questo oscilla come in effetti può essere un pendolo, esattamente nello stesso modo, è un'oscillazione. La meccanica nel pendolo, qui elettronica. E cosa ha fatto lui? L'ha messo su una piastra, quindi questa bobina che è fatta da un filo avvolto, tipo questo, l'ha appiattita, toh, guarda, eccola qua, ve l'ho appiattita e l'ha messa su una piastra. E cosa ha fatto? Ha preso i cappelli col bulbo, li ha messi lì dentro. E guarda un po' il grande, perché questo è un grande. E che cosa è riuscito? Ha attaccato un oscilloscopio, tanto per farvi vedere, e ha visto che escono, guarda, il mio dito non si continua a muoversi facendo dei picchi, andando giù. Questo si chiama spettro di frequenza. Nell'oscilloscopio sull'asse X ci sono le frequenze e sull'asse Y ci sono le ampiezze. Questo si chiama spettro di frequenza emesso dal tuo cappello, dal mio cappello. Ah, beh, allora se tu hai un andamento così, che è un andamento continuo, questo si chiama andamento analogico. Allora cos'è l'analogico? È un pennino che scorre. E ti fa un grafico in continuo. E allora guarda, ti risolvo il problema dal punto di vista fisico. Adesso quel grafico lì lo trasformo in successione di punti. E successione di punti vuol dire che trasformo un segnale analogico in digitale. Ma il digitale vuol dire che io sono in grado di memorizzarlo su un computer. E certo, sono punti. Quindi è 1-0, 1-0 con dei codici binari. E a questo punto lo memorizzo. Ecco. E allora che te ne fai? Ah, adesso allora lo posso, come dico io sempre, lo posso mandare e il mio computer via internet si collega e lo posso mandare dall'altra parte del mondo. Poi non esagero, vado in Germania, ma comunque voglio dire, il mio segnale, una volta che è digitale, e lo trasmetto via internet, va dove volete voi. E cosa ci sarà là all'arrivo? All'arrivo ci sarà un computer che riceve questo segnale digitale e a questo punto lo va a confrontare con milioni e milioni e milioni di segnali che sono memorizzati nel computer. Ma quel segnale cosa vuol dire? Vuol dire quello che sono partito. Massa, frequenza, e quindi la massa vuol dire energia, quindi intensità, frequenza. E allora vuol dire che io ti posso mandare in pochissimo tempo una risposta che è pazzescamente ampia. Pazzescamente ricca di informazioni, ma quali informazioni mi dai al di là delle informazioni che io ho e posso avere attraverso gli esami classici? Quali? Oh, profondamente diverse. Perché ti parlo? Presenza di vitamine? Sì. Presenza di aminoacidi? Sì. Presenza di proteine? Ma non solo. Perché? Perché nell'aria ci sono energie, lo dicevo prima, energie che ti fanno bene, ovvero frequenze che ti fanno bene, ci sono frequenze che ti fanno male. Noi viviamo in un contesto sociale pazzesco, mangiamo, beviamo, respiriamo, ma tu sei sicuro di quello che mangi, boh? Ma tu sei sicuro di quello che respiri, boh? Sei sicuro di quello che bevi? In un ambiente così, penso che qualche preoccupazione ce l'avremo, ma non solo. Ma perché tu sei contento? Sei felice di aver vissuto questi 2 mesi di pandemia chiuso dentro nella tua casa? Sei
Sei felice di sapere che, guarda caso, ti trasmetteranno con delle frequenze notevolmente superiori a queste quando introduciamo il 5G? Sei felice? Non lo so, ma ti farò ragionare e cercherò di dimostrare. Allora, noi siamo in balia di una serie di parametri che vanno molto al di là dei parametri ematologici, delle informazioni che arrivano dall'ecografia, dalle informazioni che arrivano dalla TAC, dalle informazioni che arrivano dalla risonanza magnetica nucleare. Abbiamo bisogno di altre informazioni. Sono partito dicendo che noi siamo al centro dell'universo, sì, ma questo cosa vuol dire? Che siamo in balia di una serie di parametri che per noi medici non siamo in grado di valutare fino in fondo. E quindi quando riceviamo queste 35 pagine di informazioni, certo che vanno interpretate, guardate bene, rispondo a una domanda che mi fanno sempre da medico quando io parlo di questi aspetti biofisici. Ah, dice, ma allora tu fai una diagnosi automatica perché arrivano queste 35 pagine di informazioni e ci impieghi anche un sacco di tempo a leggerle, a valutarle. Io penso che dopo di me andrete nel vivo della vicenda. Sì, ma scusa, ma queste informazioni servono a te medico, a me medico, come supporto. Ogni volta che io ho informazioni maggiori rispetto a quelle che ho e ho avuto la possibilità finora di avere, questo mi dà un quadro molto più ampio. E questo è il compito del medico. Utilizzo tutte le informazioni, ne faccio sintesi con la mia testa, ne faccio sintesi per definire la linea, per definirne la diagnosi e poi per definirne ovviamente la giusta terapia, perché qui noi dobbiamo essere persone che mantengono i piedi per terra, molto spesso con sistemi che noi abbiamo in cui il medico non ha più tempo di fare il medico, non ha più tempo di guardare la persona in faccia, non ha più tempo di toccare, di valutare, di palpare gli organi. E poi ho detto, la parte dell'energia. Ecco allora, ecco cosa vuol dire S Drive. Uno strumento in più, uno strumento che arricchisce la nostra cultura valutando un aspetto, guardate, che è un aspetto importantissimo perché noi, al di là, si chiama psicosomatica questa, l'abbiamo studiata tutti. Ci sono degli organi che stanno male, uno dice: caspita, quello lì c'ha, in quell'organo c'è qualcosa, e vi fate tutti gli esami possibili, immaginami, e quell'organo risulta che non c'ha niente. Ma perché? Perché si chiama psicosomatica? Perché allora vuol dire che la psiche è il fatto che tu non sei felice di vivere la tua realtà familiare, sociale, lavorativa. E allora questa è una malattia psicosomatica. E chi te l'ha detto? Se non utilizzi, ho detto, uno strumento in grado, degli strumenti, compreso questo, in grado di darti un supporto. Il vero problema della medicina moderna e avere supporti sempre più e più ampi che ti permettano di centrare il tuo obiettivo. E il tuo obiettivo significa l'uomo che hai di fronte, il tuo paziente, che deve essere veramente messo al centro, come dicono tutti, e nessuno però se lo ricorda.